Presidente, da giorni nelle acque di San Foca c'è una enorme struttura della multinazionale TAP per la realizzazione di un faraonico gasdotto. Ovviamente la gente è preoccupata per l'impatto ambientale che potrebbe avere questa struttura. La Regione Puglia ha intenzione di guardare un po' più da vicino questa realizzazione? Come ha fatto sempre, nella distrazione delle istituzioni salentine, la Regione Puglia, devo dire, che si è sempre occupata di ogni aspetto legato alla regolarità della procedura, sapendo quali sono i limiti della nostra operatività, no? Voi non lo sapete nel Salento, ma le leggi che regolano il mercato energetico sono comunitarie e nazionali, e ogni volta che la Regione Puglia ha provato a regolamentare, per esempio negli anni del governo Berlusconi, per tre volte il governo Berlusconi ci ha portato davanti alla Corte Costituzionale e ci ha detto: voi non mettete becco nel mercato energetico. Purtroppo è un problema serio. Spero che quel gasdotto riesca a non avere alcun impatto ambientale significativo.